Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, un luogo che spesso vediamo, purtroppo i pellegrini qui non possono venire. Siamo nel giardino del convento, questo è il campo di bocce. Questa appunto era la prospettiva che aveva Padre Pio quando si sedeva proprio qui sulle scalette per guardare i suoi confratelli che giocavano a bocce. Oggi vogliamo raccontarvi quello che ha qualcosa di straordinario, ma noi ci limitiamo solo a raccontarvi il fatto. Il titolare della stazione di San Severo, Foggia, Nicola De Vincenzi, la mattina del 7 febbraio del 47, scendendo dal letto, cade in malo modo a terra e non riesce a rialzarsi perché si sente improvvisamente paralizzato. Accorrono i parenti, lo sollevano, lo adagiano su una sedia, poi vanno a chiamare il medico. Questi viene, lo visita e, non rendendosi ben conto della natura della malattia, consiglia di portare l'ammalato alla clinica neurologica di Roma. Qui giunto viene visitato accuratamente, alla fine il responso è poliradicolanevrite, il che significa che purtroppo non c'è nulla da fare per una ripresa delle motilità degli arti. Al massimo l'ammalato potrà muoversi con delle stampelle perché le gambe appunto non rispondono più. Il De Vincenzi torna a casa demoralizzato, incomincia una vita disagiata, si trascina di qua e di là con le stampelle, non di rado cade, quindi va ad aggravare ancora di più la situazione. Dopo più di un anno di questa vita decise di farsi portare qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Lo accoglie con benevolenza, lo conforta. Nel congedarlo gli dice: oggi è venerdì, lunedì prossimo fatti una passeggiata in bicicletta e poi fai subito domanda per farti visitare di nuovo a Roma. De Vincenzi non capisce come potrà salire su di una bicicletta perché ha sempre le gambe paralizzate e pensa: che strano questo Padre Pio, ma si è reso conto in che stato sono? Sembrerebbe di sì, e allora bah, proverò a fare come ha detto lui, chissà. Quindi lunedì De Vincenzi prende la bicicletta, prova a salirci, ci riesce, prova anche a pedalare, ci riesce. Allora pensa: ma sarò proprio guarito, sarà vero? E dopo qualche metro cade a terra. Eccolo, ci risiamo. Cosa succede? Intorno non c'è nessuno, eppure egli si sente sollevare, rimettere in sella. Ma da chi? Riprova a pedalare e questa volta va tutto benissimo. Ma che cosa è successo? Don Pasquale Cataneo, che ci racconta il fatto, scrive: nel Vangelo si legge che una volta San Pietro chiese a Gesù di farlo camminare sulle onde del lago di Gennesaret mentre infuriava una tempesta, e Gesù gli disse: vieni. San Pietro andò, cominciò a camminare sulle onde, ma poi ebbe paura, cominciò ad affondare. Allora gridò: Signore, salvami. E il Signore lo prese per mano, lo fece salire in barca e poi gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Era successo qualcosa di simile a De Vincenzi? Era il punto di domanda di Don Pasquale Cataneo, probabilmente. Fatto sta che da quel momento acquistò l'uso perfetto di tutti gli arti, si recò a Roma, si fece visitare di nuovo dove era stato la prima volta e i medici altro non poterono fare che constatare che prima era inguaribilmente paralizzato e adesso era perfettamente sano.